abbattere quel muro che nasconde episodi di degrado, spaccio di droga e funge da copertura al ritrovo dei gruppetti di soliti noti già attenzionati dalle forze di polizia. E la proposta di Alberto Polacco, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, dopo i ripetuti episodi di violenza in Piazza Goldoni che hanno determinato l'attivazione di un presidio fisso di polizia su disposizione del questore. Abbiamo innanzitutto chiesto, come si è avverato, un monitoraggio, un pattugliamento da parte delle forze dell'ordine con un presidio fisso. Questo è un deterrente importante. Però va ripensato, secondo me, quella che è la visibilità di Piazza Goldoni, per esempio abbattendo il muro perimetrale che di fatto è anche antistetico e rappresenta un ostacolo a quella che è la visibilità da parte, dall'interno soprattutto della piazza. Quindi poniamo questa questione, questa proposta, questa valutazione ovviamente, che è quella di rimuovere il muro perimetrale, abbellirlo magari con delle aiuole come si fa in altre zone sparti traffico, ma che consente una visibilità oggettivamente molto più elevata. La proposta è già al vaglio degli uffici comunali competenti. Ho condiviso assieme al nostro gruppo consigliare, ha spiegato a Tele4 l'assessore all'urbanistica Michele Babuder, che abbiamo bisogno di dare maggiore visibilità anche in occasione dei semplici controlli delle volanti di polizia. Al momento, infatti, dal lato di Corso Saba, qualsiasi attività in piazza viene schermata dal muro.